ci tengo a dirlo, non solo non chiude niente, ma l'impegno che abbiamo raggiunto oggi con l'USL Euganea, congiunto, impegno congiunto, non di una sola delle parti, è di continuare a mantenere tutti i servizi che ci sono oggi con la stessa qualità, con la stessa quantità e nelle stesse sedi. I servizi ospedalieri e territoriali verranno mantenuti, non ci saranno modifiche, soprattutto non ci saranno riduzioni. La promessa dell'azienda ospedaliera di Padova, che dal 1 gennaio 2020 acquisirà l'ospedale Sant'Antonio, che ora è di competenza dell'USL 6. Il tavolo tecnico sta pianificando il passaggio. Nel piano attuativo approvato dall'USL 6 viene garantita l'attività in essere. Inoltre anche il trattamento del personale non verrà modificato. La questione verrà ribadita anche lunedì in un incontro con i sindacati. Adesso procederemo con una serie di incontri istituzionali e anche sindacali. Cercheremo una concertazione, un accordo, chiarendo via via tutti i dubbi che ci verranno posti, ma partendo da un assunto fondamentale. Non cambia nulla per quanto riguarda il personale dipendente, le progressioni di carriera, gli istituti contrattuali e non cambia nulla per quanto riguarda i livelli di assistenza erogati per il territorio della città di Padova.